La Quaresima è l'itinerario verso la Pasqua. La parola Pasqua significa passaggio, evoca l'antica festa degli ebrei, il passaggio dalla schiavitù dell'Egitto alla libertà della terra promessa. È un passaggio. Già domenica scorsa, con la guarigione dell'uomo nato cieco, abbiamo visto il passaggio dalle tenebre alla luce. Oggi, con il brano della risurrezione di Lazzaro, vediamo il passaggio dalla morte alla vita. C'è uno scontro in atto, lo scontro tra la morte e la vita. Nella stupenda sequenza che ascolteremo nel giorno di Pasqua, alla vittima pasquale si innalzino le nostre lodi, c'è un'espressione molto bella, drammatica. In latino dice: mors et vita duello, conflixere mirando. Morte e vita si sono scontrate in un prodigioso duello. Il Signore della vita era morto, ora vivo trionfa. Cari amici, cari fratelli e sorelle, anche noi oggi e tutto il mondo, con questa epidemia, ci troviamo esattamente qui, sospesi tra la morte e la vita. C'è un'espressione che ricorre frequente in queste settimane: siamo in un tempo sospeso. Sospeso non solo nel senso che è un tempo fermo, ma siamo sospesi tra la morte e la vita. I segni della morte, i segni delle tenebre sono evidenti, sono sotto i nostri occhi. Papa Francesco, in modo veramente bello, drammatico, l'altra sera ha descritto questi segni di tenebre. Ha detto così, ci fa bene riascoltare di nuovo la sua parola: da settimane sembra che sia scesa la sera, fitte tenebre si sono addensate sulle nostre piazze, strade, città, si sono impadronite delle nostre vite, riempiendo tutto di un silenzio assordante e di un vuoto desolante che paralizza ogni cosa al suo passaggio. Si sente nell'aria, si avverte nei gesti, lo dicono gli sguardi. Ci siamo trovati impauriti e smarriti. Come i discepoli del Vangelo siamo stati presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda. Su questa barca ci siamo tutti. Come quei discepoli che nell'angoscia dicono siamo perduti, così anche noi ci siamo accorti che non possiamo andare avanti ciascuno per conto suo, ma solo insieme. La tempesta ha smascherato la nostra debolezza, le nostre false sicurezze con cui abbiamo costruito le nostre agende, i nostri progetti, le nostre abitudini, le nostre priorità. In questo nostro mondo siamo andati avanti a tutta velocità, sentendoci forti e capaci di tutto.
avidi di guadagno, ci siamo lasciati assorbire dalle cose e frastornare dalla fretta. Non ci siamo fermati davanti ai tuoi richiami, Signore. Non ci siamo ridestati di fronte a guerre e ingiustizie planetarie. Non abbiamo ascoltato il grido dei poveri, dei milioni di morti, soprattutto bambini, in questo nostro mondo. Non abbiamo ascoltato il grido del nostro pianeta gravemente malato. Abbiamo proseguito imperterriti, pensando di rimanere sempre sani in un mondo malato. E poco dopo, nella sua omelia dell'altra sera, il Papa dice: questa è l'ora della crisi. Crisi è una parola greca, significa decidere, segnare, dividere. Questa è l'ora del giudizio, dice il Papa, ma non il tempo del tuo giudizio, Signore, non è il tempo del giudizio di Dio, ma del nostro giudizio. È il tempo, cioè, di scegliere che cosa conta e che cosa passa, di separare ciò che è necessario da ciò che non lo è. È il tempo di reimpestare la rotta della vita verso di te, Signore. Fin qui il Papa. Cari amici, in questo tempo sospeso tra la morte e la vita, noi siamo chiamati a un giudizio, il nostro giudizio, il tempo delle scelte. A livello più generale, e cioè nazionale, europeo, ma soprattutto planetario, sono chiamati a scegliere tra la morte e la vita i governi, la politica, le nazioni. Se lasciarsi andare all'egoismo del si salvi chi può, o invece scegliere la vita e la vita di tutti. È patetico il tentativo del presidente americano di comprare in esclusiva americana l'eventuale vaccino al quale sta lavorando una grande azienda tedesca. Oppure un altro esempio di queste settimane: quanti appelli per requisire il materiale, ventilatori, mascherine, si mettono su ospedali, quante donazioni ai tanti enti, e anche si cercano fondi per la ricerca scientifica. Mi chiedo, bene le donazioni, bene questi appelli, ma perché non reperire questi fondi mettendo al bando le armi o le spese che caratterizzano la società del piacere e del benessere? Perché non si investono più fondi sulla salute, nei bilanci nazionali dei paesi, più fondi per gli ospedali, più fondi per la vita e non per gli strumenti di morte? Perché non si mettono al bando i depositi batteriologici per ipotetiche guerre future, dove si allevano virus che poi producono quello che noi immaginiamo? Nel suo recente viaggio in Giappone, il paese che per primo ha sperimentato la bomba atomica, Papa Francesco ha detto che oggi è immorale. Il Concilio usa una frase ancora più dura: è irrazionale, contro ragione, non solo usare armi atomiche, ma anche solo il detenere armi atomiche nei propri arsenali. Forse è giunto il momento di dire che è immorale anche avere depositi batteriologici per improbabili guerre future. I virus non hanno confini. Anche la scienza e la tecnica si trovano a dover scegliere tra la morte e la vita. Se sacrificare i più deboli, i più fragili,
per non pagare costi troppo alti in economia, oppure mettersi al servizio della vita di tutti. Forse anche il nostro modo di vivere la fede deve scegliere tra la morte e la vita, tra una fede morta e una fede viva, tra un Dio morto e un Dio vivo. Il Dio morto è il Dio degli idoli, il Dio che manda i castighi, il Dio a mio uso e consumo, il Dio che difende i nostri interessi, il Dio mago da cui si aspetta che con la bacchetta magica risolva i problemi. Questa è la fede morta, è la fede in un Dio tappabuchi, il Dio dei farisei, la religione del do ut des, io do una cosa a te e tu dai una cosa a me. Questo è il Dio morto. Il Dio vivo è il Dio che si è rivelato in Gesù Cristo, il Dio che si rivela nella sua parola, che si rivela nei poveri, il Padre tenero e misericordioso. Sì, anche il nostro modo di vivere la fede, anche le religioni, anche le chiese devono scegliere tra morte e vita. Ma non solo a livello generale, si sta combattendo questa battaglia tra la morte e la vita, anche a livello più piccolo, a livello nostro. E qui ancora una volta il Papa ricorda quelli che in questo tempo sospeso non hanno esitato a schierarsi dalla parte della vita e come Gesù hanno pianto e stanno piangendo, hanno compassione per i loro fratelli. Sono quelli, secondo la lunga lista del Papa l'altra sera, sono quelle persone comuni che non compaiono nei titoli dei giornali e delle riviste, né nelle grandi passerelle dell'ultimo show televisivo, ma stanno scrivendo oggi gli avvenimenti decisivi della nostra storia. Medici, infermieri e infermiere, addetti dei supermercati, addetti alle pulizie, badanti, trasportatori, forze dell'ordine, volontari, sacerdoti, religiose, e tanti, ma tanti altri che hanno compreso che nessuno si salva da solo. Quanta gente, disse il Papa, esercita ogni giorno pazienza e infonde speranza, avendo cura di non seminare panico, ma con responsabilità. Quanti padri, madri, nonni e nonne, insegnanti, mostrano ai nostri bambini con gesti piccoli e quotidiani come affrontare e attraversare una crisi, riadattando abitudini, alzando gli sguardi e stimolando la preghiera. Quante persone pregano, offrono e intercedono per il bene di tutti. A loro va il nostro ringraziamento commosso. E noi, cari amici, in questo tempo sospeso tra la morte e la vita, in questo tempo di giudizio, non il giudizio di Dio, ma il nostro giudizio, cosa faremo? Come sceglieremo? Gli storici dicono che le grandi epidemie, insieme alle guerre, alle carestie, hanno avuto la forza di scuotere le civiltà, di provocare la loro rigenerazione morale, spirituale, oppure, ahimè, di farle tornare indietro, di farle regredire. È un passaggio, come la Pasqua. Questa Pasqua sarà il passaggio. Non sappiamo
quando questa crisi e questo tempo sospeso durerà, né dove ci porterà. Sappiamo però che non saremo gli stessi di prima. Morte e vita si stanno scontrando, come nella Pasqua di Gesù. Occorre decidere da che parte stare. Questo tempo è il tempo della crisi, cioè delle scelte. È il tempo del giudizio, del nostro giudizio.